Salve a tutti e benvenuti nel primo Mod Spotlight di questo canale. Come primo Mod Spotlight ho scelto di farne uno su Doom, quindi è un WAD e si chiama Brutal Doom. Questo WAD modifica enormemente il gameplay di Doom, lo rende molto più sanguinoso, molto più interessante. E ne aumenta anche la difficoltà allo stesso tempo, perché i mostri hanno attacchi diversi, più potenti, possono fare le fatality, anche il giocatore ovviamente può fare le fatality, e di conseguenza diciamo abbiamo un bilanciamento di difficoltà da entrambi i lati, sia dalla prospettiva dei mostri, sia dalla prospettiva del giocatore, perché il gioco diventa più difficile sia per noi sia per loro, perché noi siamo più forti. E poi un'altra cosa che volevo dire è che modifica le armi. Infatti, le stesse armi di Doom vengono modificate. Non abbiamo nessuna arma del Doom normale, nessuna proprio. Abbiamo infatti all'inizio del gioco spawniamo con un'altra arma, adesso vediamo. Io sto giocando con gli Ultimate Doom perché ho provato a fare un video con Doom 2, però ho avuto delle difficoltà tecniche. Quindi, gli Ultimate Doom, ovviamente Brutal Doom è compatibile anche con Doom 2, modifica la doppietta, e la doppietta che soltanto in Doom 2 ovviamente, la modifica così, col tasto destro si fa un colpo che consuma soltanto la munizione, col tasto sinistro invece fa il classico colpo potente che consuma due munizioni. Andiamo in Knee Deep in the Dead, che è il primo capitolo, e abbiamo delle difficoltà modificate. Abbiamo Power Fantasy, WC Harsh, Full Ultra Violence, I Am Super Bad, 12 in a 10 Point Scale of Bad e Black Metal. Queste difficoltà non sono ovviamente quelle di Doom normale. E Black Metal è una versione avanzata di Nightmare, ad esempio. Full Ultra Violence corrisponde a Ultra Violence. Ogni difficoltà ha le sue caratteristiche. Cliccando sulla difficoltà ci va a vedere le caratteristiche. Power Fantasy non ci va a vedere le caratteristiche perché è la difficoltà più semplice. Ovviamente le altre difficoltà, come ad esempio WC nemmeno, Harsh nemmeno, Full Traverse nemmeno. Quindi queste di qua corrispondono a quelle di Doom normale fino a Ultra Violence. I Am Super Bad corrisponde a Nightmare e infatti ci dice che i nemici danno il 50% di danno in più, che sarebbe appunto come Nightmare. Una cosa interessante da dire è che qui non respawnano i mostri, che è già una cosa molto positiva. Almeno avviando un gioco con GZ Doom non mi respawnano. Poi se si gioca il WAD con altri engine forse respawnano perché hanno delle configurazioni diverse, non lo so. Comunque a me con GZ Doom non respawnano in qualunque difficoltà. 12 in a 10 point scale of bad, i nemici sono molto più veloci. E poi abbiamo Black Metal, che è la difficoltà avanzata di Nightmare. Nemici molto più veloci e fanno il 50% di danno in più. Ovviamente giochiamo in Black Metal perché è la difficoltà più bella, secondo me. Ok, eccoci qua. Ultimate Doom, classico del 93. Bellissimo gioco. Ma ovviamente qui non stiamo a vedere soltanto la bellezza di Doom. Stiamo a vedere la bellezza del WAD Brutal Doom. Questo WAD ovviamente è gratuito, si scarica da moddb.com. In descrizione troverete il link di download. Aggiunge dei mostri in più in altre posizioni in cui non eravamo prima. Il fatto che non respawnano è una cosa veramente positiva, perché sinceramente a me non è mai piaciuta come cosa che respawnassero in Nightmare, perché ad esempio nel Nightmare di Quake non respawnano, ad esempio, quindi secondo me è meglio così.
Una volta morti, morti, basta. Non ha senso che tornino in vita. E poi sono già morti, eh. Eccoci questo. Adesso, le hitbox in Brutal Doom sono modificate. Nel senso che è possibile fare gli headshot, armshot e legshot. Quello che sto dicendo io è che praticamente è possibile calciare i cadaveri in giro, in questo modo, premendo Q. E poi è possibile tranciare letteralmente le braccia, in questo modo, oppure la testa. E di conseguenza hanno delle animazioni diverse alla morte e altre cose varie. Anche gli sprite morti sono diversi, alcuni, secondo di come muoiono. Tipo questo è morto perdendo un braccio, quindi non ha più il braccio. Le esplosioni e il fuoco sono molto più belli. Hanno modificato anche i lens flare, si può vedere qui. C'è questo effetto che clippa nel soffitto, però in generale è un bell'effetto. Nei spazi più larghi, ovviamente, dove non si vede che clippa. Qui c'è un segreto che si abbassa questo muro e si può salire da sopra. Per ora non mi ricordo come si fa ad attivarlo, di conseguenza non posso andarci. Forse era qualcosa tipo di andare qui e si abbassa. Non mi ricordo proprio, non mi ricordo proprio. Comunque qua non c'è niente, una soul sphere forse. Se non ricordo male. Ok, morto. Segreto 66% perché mi manca quello che non mi ricordo. Doom veramente ci ho giocato tantissimo da piccolo, è stato uno dei miei giochi preferiti, insieme ad altri ovviamente come Duke Nukem 3D, Shadow Warrior, Blood, Blackstone, Wolfenstein, tutti questi giochi degli anni 90, giochi bellissimi. Questo è anche il primo video che faccio di questo genere, quindi di conseguenza non so come verrà. Se dovesse risultare troppo noioso in alcuni punti, niente, semplicemente perché non so ancora come fare questi video. Ovviamente migliorerò col tempo. Cioè, guardate la bellezza di queste, di questo mitra. Poi con F è possibile fare le taunt. Così, è il cadavere ad esempio. Ok, basta. Allora, saliamo qua sopra. Andiamo a prendere il medikit. La prossima volta però cercherò di mettere il microfono in maniera diversa, perché il pop filter mi sta coprendo mezzo schermo. Qui c'è un segreto, bisogna sparare nel muro. E si alza in questo modo e questo corridoio porta alla motosega. La motosega non è tanto modificata nel funzionamento, però è molto molto più sanguinosa, molto più bella, trema anche la visuale e poi si sporca anche, bellissimo. È possibile tranciare anche i cadaveri, almeno mi pare.
Vediamo subito. Guardate qua. Lo stomaco, l'interiora. Bellissimo. Ricarichiamo le munizioni premendo R. Poi alcuni comandi. Allora, con i pugni, tenendo premuto il tasto destro del mouse e correndo verso i mostri, si fanno le fatality, ma non le fa sempre. Vediamo se adesso riesco a farne uno. No. È meglio non rischiare qua dentro. Vado a prendere lo zainetto con le munizioni. Dovrebbe essere qua, eccolo. Con Brutal Doom è meglio evitare attacchi alla Rambo tipici di Doom, perché qui i mostri veramente sono molto più forti. Meglio evitare. Poi ho il mitra, perché non uso il mitra? Non ho ancora capito bene la differenza che c'è fra sparare il mitra mentre gira in questo modo oppure senza che gira così. Non cambia praticamente niente, ma così è più figo. Fa sembrare tipo sempre pronto, sempre carico. Qui c'è un altro segreto. Sarebbe per andare qua sopra. Qui sotto c'è veramente roba. Ok, siamo pronti per l'ultima stanza del secondo livello. Difficoltà black metal. Nightmare avanzato. Ma è facilissimo. Non è poi. È la sedia questo rumore. Non è poi così complicata come difficoltà. L'altro medikit. Qua quando si apre la porta c'è il barile. Ricarico. Fantastico. 10 HP. Sto attento perché qua mi basta uno sputo per morire, proprio una pacca e muoio. Ho preso l'armatura. Ok. Infatti, sempre pronto, sempre attento. Nove HP, non mi piace per niente questa situazione. Devo prendere quella Soul Sphere. C'è nessuno. Sì. Il maialino. Bellissimo. L'effetto anche quando si muore e si viene bruciati, quando si muore per un ustione, cambia la skin del personaggio. Cioè diventa con l'elmo nero, il braccio destro nero lì e continua. Ed esce anche il fumo. Bellissimo. Cioè, è bello anche come hanno modificato le morti, le skin, gli sprite, ecco. Come hanno modificato gli sprite. Cioè, veramente questa mod è fatta, si vede che è fatta da professionisti veramente bravi. Modder di quelli come si deve. Come dicevo prima, la mod ovviamente è gratuita, si trova su moddb.com. Questa che sto usando io è la versione 19, che è uscita
mi pare quest'anno o l'anno scorso, comunque da poco. E ha portato grosse novità. Tra cui questo. Ok, stavolta mi è andata meglio perché ho più HP. Stavolta sicuramente riesco a prendere almeno la Soul Sphere. Muori. Perfetto, prendiamo la Soul Sphere così mi tolgo il problema della salute. Non ho più munizioni per il mitra. Muori, maiale. Muori anche te. Andiamo a prendere il lanciamissili. E apriamo anche il ponte dell'ingresso. Perfetto. Cioè io a Doom gioco così praticamente. Gioco i segreti, i passaggi segreti per me in Doom sono come de delle stanze normalissime. Vado un attimo di qua. Qua dentro a procurarmi altre munizioni. Di qua c'è anche l'uscita segreta. Munizioni. Perfetto. Ma sì, andiamo anche nell'uscita segreta, andiamo alla base militare. È tanto che non ci vado. Però prima, un'ultima cosa. Altre munizioni. Ok, possiamo andare. Questa è un'uscita secondaria, un'uscita segreta del terzo livello di Ultimate Doom, che sostanzialmente porta alla base militare, che è un livello bonus. Con una musica molto bella. Mucchio di marine e imp che vi fanno il culo appena entrate. Tra parentesi. Ah, per gli imp basta semplicemente usare il lanciamissili, per il resto è consigliabile utilizzare o il mitra o l'altro mitra. Se ho munizioni, se ho munizioni, perfetto. Ok. Qua serve la chiave rossa. Non mi ricordo mai l'ordine delle stanze in questo livello. Muori. Ah, ecco, questa è la prima stanza. La struttura del livello è molto semplice, sono 4 stanze più o meno, con una sorta di sfida ogni stanza da superare. Ad esempio, in questa stanza bisogna uccidere tutti e 3 gli imp e poi si abbassano queste 3 colonne. Molto semplice come idea. Il problema è riuscirci, questo è Brutal Doom, vi ricordo. In Doom normale già l'avrei finito, in Doom normale anche ad occhi chiusi posso giocarci praticamente perché. Sì, forse la base militare in difficoltà black metal con tutti quegli imp non è poi la cosa migliore da giocare. Avrei dovuto evitare di prendere l'uscita secondaria, ma volevo farvi vedere questo livello. E ci riuscirò. Ok. Liberiamoci dei marine prima. Uno ha preso fuoco. Sono esploso anche io.
Provo l'ultima volta, dopodiché basta. Okay. Anche ad un anche ad un giocatore di Doom dopo un po' finisce la pazienza. 5 HP. Cosa dovevo fare con 5 HP? Vabbè, basta così, veramente non ne posso più perché è troppo difficile questo livello in difficoltà black metal. Questo era Brutal Doom. Se vi è piaciuto potete scaricarlo dal link nella descrizione del video qua sotto in basso. E spero che questo mod spotlight non sia stato troppo noioso, è il primo che faccio e ovviamente potrò migliorare. Se avete dei suggerimenti, dei consigli da darmi su come fare i prossimi, scrivetemelo nei commenti. Detto questo, alla prossima, ciao a tutti.